Siamo con Antonio Salerno, il proprietario della fumetteria Ritorno al Fumetto, come è scritto qui sotto. Da quanto tempo è nata questa iniziativa, questa fumetteria? La fumetteria nasce da pochissimo, dal 21 settembre del 2015, quindi da pochi mesi. Mi sono buttato in questo campo che è la mia passione, insieme al retro game e al fumetto, e ho cercato di portare la mia passione e farla diventare anche un lavoro. Quindi la prima esperienza al Comics, prima volta? Prima in assoluto, sì. Sono molto contento che sia a Cosenza, ecco, perché è la mia città, quindi ne approfitto. Comics, sì. Maggiormente fumetti, sia Marvel che DC Comics, fumetti anche un po' passati. Mi piace molto, ad esempio, la Bonelli, Sergio Bonelli Editore, sempre con un occhio di riguardo anche verso i manga, che sono quelli giapponesi. E poi tratto anche le spade, quelle tratte dai film, dai manga, tratto il retro game, che è anche un'altra mia passione. Quindi parliamo di console che vanno dal 2000 a scendere, quindi fino al 1980, diciamo che trattiamo un po' tutto, da Nintendo, Sega. Siamo con due membri dell'associazione culturale Nipponix. Buongiorno intanto ragazzi, come ti chiami? Raffaele. Io Davide. Da quanto tempo è nata questa associazione culturale? L'associazione è nata, credo, 4 anni fa, più all'incirca. È un'associazione culturale che ha lo scopo di portare nel territorio la cultura giapponese, nel territorio cosentino. Noi siamo un'associazione no profit e l'unica cosa che facciamo, e soprattutto la facciamo qui in manifestazione come questa, è una pesca miracolosa del costo di un euro, nel quale raccogliamo dei fondi per l'associazione, per poter organizzare altri eventi. Noi organizziamo mostre, seminari, proprio perché il nostro obiettivo è portare questa cultura giapponese qui. Sede dove sta? La sede sta nel cubo 22 dell'Unical, ovvero la club, ma soprattutto quello che vogliamo presentare dell'associazione sono le lezioni di giapponese che partono da un livello basilare. Il costo è di 90 euro per 24 lezioni, tutto con ricevuta. Se... diceva insegnante madrelingua. Anche se il prezzo comunque varia in base alle persone che comunque aderiscono. Sì. Ora organizziamo anche un corso di shodo, ovvero della scrittura giapponese. Per chi fosse interessato può comunque iscriversi e passare qui da noi per tutte le informazioni. Sì. Ho visto che state preparando anche dei tè giapponesi molto specifici, infatti hanno dei nomi molto tecnici. Ce le vuoi spiegare tu? Ok, facciamo delle degustazioni di tè giapponesi a 3 orari, le 12, le 15 e le 18. Abbiamo la possibilità di far provare 3 di questi tè. Abbiamo matcha, sencha e hojicha. Il matcha principalmente sono foglie di tè verde che non vengono separate quindi da un filtro, ma viene poi mescolato con l'acqua calda. E in particolare l'acqua non deve essere troppo calda perché sennò il gusto diventa più amaro. Secondo te qual è il più buono? Quale consiglieresti tra i tre? Allora, il più tradizionale è assolutamente il matcha, sì. Viene utilizzato anche nella cucina giapponese per la preparazione di dolci e altre cose, anche se personalmente ho provato anche il bancha ed è più delicato del matcha perché può essere molto amaro quello. Siamo con un grafico 3D, Giuseppe, giusto? Sì. Buongiorno a te. Allora, cosa fai questa mattina? Cosa proponi in questo Cosenza Comics 2016? Un utilizzatore di modelli 3D interattivo e poi foto all'evento con fotomontaggi come si vedono sullo schermo. Da cosa nasce questa passione? Spiegaci un po', magari chi non ne capisce molto. Dai film che ho visto, dagli effetti speciali dei film, in particolare Harry Potter e la Camera dei Segreti. Quando io da bambino ho visto quel film... guardavo meravigliato e dicevo io non mi darò pace finché non capisco come si fanno queste cose. Quindi chi viene al tuo stand cosa chiede? Cosa fai? Cosa chiedono di solito? Il visualizzatore vede i modelli, sì. E poi magari può richiedere di fare qualche foto particolare ma con personaggi aggiunti in grafica, va? Siamo con Luca, editore della Noise Press, da Milano mi diceva. Sì. Prima esperienza qui in Calabria oppure ha già fatto? Allora, abbiamo partecipato l'anno scorso alle Strade del Paesaggio a Cosenza e alla fine ci siamo trovati bene,
a Cosenza, ci hanno invitato, siamo venuti volentieri, anche perché comunque molti nostri autori sono di qua, tipo Massimiliano Veltri, Francesco Pulizzo, Umberto Giampà che è di Reggio, quindi abbiamo una forte anima calabrese. Siamo specializzati in fumetti action, fumetti all'americana, e guardiamo un po' tutti i vari generi, quindi dall'horror allo steampunk al fantasy. Altri comics in Italia ne avete seguiti magari a Lucca? Siete stati a Lucca o a Roma? Facciamo Lucca, facciamo la Fiera di Milano, le varie fiere di Roma, Cosenza, perché se no giustamente i padroni di casa ci picchiano, Etna Comics più avanti, fra 3 settimane il Napoli, in realtà ne facciamo una ventina all'anno. E l'età media delle persone che viene a comprare? Sei tipo... Anche ragazzini, capita? Sì, è arrivata anche una bambina di 6 anni che si voleva comprare gli zombie. La mamma voleva le principesse e lei non era già di quell'adito. Però abbiamo cercato di passarla su altri livelli, perché no. In realtà tutto, arrivano anche i cinquantenni, lo nasconderanno nel giornale probabilmente, nel Corriere dello Sport, però lo leggono. Siamo con Amaele della Street Art School. Buongiorno. Buongiorno a te. Da dove vieni e dove venite? Allora, siamo di Cosenza, tutti e due, sì, entrambi. Diciamo è un tour artistico, i bro che fanno parte della Street Art School, che è un progetto un po' più ampio. Facciamo lezioni per adulti, anche per bambini, di come si lavora con spray, ma anche con altre tecniche, quindi come la street art oggi. Un'operazione come questa, quanto tempo può durare? Mediamente di questa grandezza, 2 ore, 3 ore, con 3 ore si riesce a fare completamente il lavoro, con 3 ore buone. E cosa sta facendo adesso? Ci vuoi spiegare che adesso tipo di murale stiamo facendo? Un robot un po' sgangherato, perché a noi piacciono, nel circuito ovviamente cartoni animati e fumetti, piacciono gli eroi un po' sfigati, quelli che come Boss Robot di Mazinga o anche altri. Quindi questo, con il cuoricino infatti si vede, cioè è un robot sgangherato che però ha un'anima, e questo è il concetto, specialmente per i bambini, perché la città dei ragazzi, ovviamente sanno tutti, è indirizzato proprio ai bambini e ai ragazzi fino a una certa età. Quindi noi intratteniamo i ragazzi e facciamo anche lezioni. Perfetto. È il nostro obiettivo, il nostro comune denominatore per tutti. Siamo con Carlo, che è anche responsabile del Cosenza Comics, uno dei responsabili, dicevi, uno degli 8 responsabili, sì, sì. Però anche uno stand. Fumetteria Midgard a Rende, yes. Mi dicevi? Sei presente qui per la seconda volta? L'anno scorso c'era? Allora, l'anno scorso sì, c'ero come organizzatore, quest'anno invece sia come standista che organizzatore. E qual è la vostra specialità? Cioè di che vi occupate? Action figures? Games? Allora, action figures, il concetto di Midgard è questo, in poche parole. Come il nome spiega, che vorrebbe dire terra di mezzo e via dicendo, è un misto di cose, fumetti, action figures. Abbiamo riportato a Cosenza anche la Games Workshop, perché Warhammer non si vedeva da anni. Sì, adesso inquadreremo tutto. Oltretutto, l'azienda è impegnata anche nella diffusione dei giochi di ruolo, che siano D&D, vampiri. Grazie al mio staff, Mauro è già da 2 anni che porta avanti un progetto live qua a Cosenza, e da quest'anno Midgard e il suo progetto Vampire LARP Cosenza si sono uniti. Hai capito? Come affluenza, più o meno l'età media che viene qui a comprare la tua fumetteria, magari, dico? Dai 15 anche ai 50-55 anni. Avete avuto già altre partecipazioni in altri comics, magari a Lucca, a Roma? Prima uscita ufficiale questa. La fumetteria Midgard, che si trova in Viale della Resistenza a Rende, come sto leggendo adesso, ha degli eventi prossimi che sta preparando. Ce li vuoi spiegare? Certamente, dunque, la fumetteria Midgard principalmente ha già diverse attività già in atto, giochi di ruolo, anche dei cineforum, non espressamente nella fumetteria, ma distaccati nella seconda sede, potremmo dire, che è il B-Side. Per chi non conosce il B-Side, comunque è un grandissimo pub, comunque sempre a Rende. Qui è abbastanza conosciuto, sì, quindi sì. Non rischi nulla. Qui ovviamente è sempre molto conosciuto. I cineforum vengono messi
messi lì, ci sono delle conferenze, dei dibattiti, tra l'altro l'ultimo dibattito che è stato fatto sulla via del guerriero, sul fantasy, sulla teoria del fantasy principalmente, ma ce ne sono tanti altri. Prossimamente ci saranno altri eventi, tra cui anche il live che sto portando avanti da un paio di anni, come ha già detto poco prima Carlo. Qualche data già oppure ancora no? Allora, la data di questo evento, che è il live, sarà intorno alla fine di aprile, probabilmente il 30, che dovrebbe essere domenica se non erro. Comunque l'ultima domenica di... L'ultima... 30 è sabato esattamente. E allora è il 31, perché comunque è l'ultima domenica di aprile praticamente. Domenica 3 ci sarà il live pure qua al Cosenza Comics. Qui al Cosenza Comics ci sarà una piccola rappresentazione fatta nel live dai giocatori che fanno parte sia dello staff che anche esterni, che gireranno nella serata finale del 3 di domenica per la fiera con i vestiti dai loro personaggi, ovvero vampiri. E sicuramente vi seguiremo col nostro staff. Siamo con Paolo Martino, che è un appassionato di cinema, che quest'oggi porta un raffronto tra il cinema di Spielberg e quello di Cameron. Ciao Paolo. Sì, salve a tutti, io sono Paolo Martino, sono un grande appassionato di cinema, quindi oggi al Cosenza Comics presento questo speciale su questi sono stati i miei registi preferiti, con i quali io sono cresciuto durante la mia infanzia, la mia adolescenza, anche diciamo tuttora io ammiro questi due registi che secondo me da un punto di vista storico sono stati dei grandi innovatori, sono stati dei grandi sperimentatori, hanno portato delle innovazioni che una volta nel cinema neanche si potevano immaginare, come per esempio l'uso della computer grafica, poi comunque anche a livello di incassi negli ultimi 30 anni i loro film comunque figurano appunto tra i film più visti di tutti i tempi, specialmente James Cameron con Avatar, che comunque tuttora è il film che ha incassato di più, e comunque Spielberg anche è stato un grandissimo regista, perché ha introdotto anche nell'immaginario collettivo quelle che sono delle icone culturali, dei personaggi, ricordiamo E.T., Indiana Jones, e anche i suoi film proprio hanno segnato un'epoca, soprattutto per quanto riguarda la fantascienza, ci ricordiamo Incontri ravvicinati del terzo tipo, Jurassic Park, Minority Report, d'altra parte anche Cameron forse ha fatto diciamo meno film, però diciamo tra virgolette è stato considerato un po' il burattinaio del cinema moderno, perché quei pochi film che ha fatto davvero hanno davvero sbancato al botteghino. Quali film analizzerai quindi? Un po' tutti oppure ne hai scelto qualcuno in particolare? Sì, alcuni in particolare, vedremo un po' il dietro le quinte di E.T. Di Spielberg, ricordo, poi vedremo il dietro le quinte di Aliens Scontro Finale, un grandissimo film di azione e fantascienza tra i miei preferiti, vedremo il dietro le quinte di The Abyss, vedremo appunto quali sono state le implementazioni che hanno introdotto questi registi, poi il dietro le quinte di Terminator 2, in particolare quella che è stata la rappresentazione dell'antagonista, appunto il Cyborg T-1000, e poi anche dietro le quinte di Jurassic Park, Avatar, un bel po' di cose, vedremo. Sarà comunque un evento molto interessante, sicuramente ne farò partecipare anche il pubblico, sarà un dibattito molto bello. Qui nello scrigno giallo alle mie spalle. Sei un appassionato quindi di fantascienza, vuoi dire magari qual è stato il primo film della storia della fantascienza ai nostri appassionati che ci seguono?
Allora, che io sappia, dovrebbe essere un film tratto da un romanzo di Jules Verne dei primi del Novecento. In questo caso si parla appunto del primo allunaggio. Non ricordo il titolo. Di Georges Méliès, sì, esattamente. Sì, Viaggio sulla Luna. Non mi ricordo il titolo esattamente. Poi, vabbè, riguardo la fantascienza è molto noto Metropolis. Io ripeto, questi sono film... 1921, quindi... Sì. Questi sono film, io non li ho mai visti perché comunque sono troppo lontani, diciamo troppo, diciamo, virgolette, antichi, però sono sempre delle grandi pietre miliari perché hanno segnato quella che anche l'implementazione di effetti visivi, sebbene molto rudimentali all'epoca, soprattutto Metropolis, diciamo che per me io sono un grande appassionato di quella che è la fantascienza moderna, che secondo me parte... Da che anno, quindi? Più o meno, secondo me dal 1977 circa, quindi con Incontri ravvicinati del terzo tipo. Nello stesso tempo esce anche Guerre Stellari, questa volta però di Lucas. Questo secondo me è proprio l'inizio di questo nuovo ramo della fantascienza. Questo fa una netta distinzione tra la fantascienza precedente, sì, al, sì, 77. Sì, diciamo che il genere della fantascienza, diciamo, un film che può essere considerato un po' un ponte è 2001, Odissea nello spazio, della fine degli anni 60 di Kubrick. Io non l'ho mai visto, però per alcuni anni, diciamo, il cinema della fantascienza venne accantonato, e poi con Incontri ravvicinati del terzo tipo e Guerre stellate c'è stato questo ritorno di questo genere sotto comunque una veste rinnovata, perché una volta ci ricordiamo negli anni 50 c'erano molti filmetti di fantascienza, diciamo, di serie B, non era visto come un genere di alto rango, diciamo, veniva visto un genere un po'... Quindi hai selezionato solo la fantascienza d'elite, la migliore, ci vuoi consigliare? Sì, appunto, quelli che sono, secondo me, i migliori film degli ultimi 30 anni. Vuoi fare un saluto a tutti gli appassionati che ci seguono? Un saluto a tutti gli appassionati alla fantascienza e a tutti quelli che verranno qui al Cosenza Comics, perché è davvero un grandissimo evento, un evento culturale davvero originale qui nella città di Cosenza, quindi ci saranno anche tanti altri ospiti, tante cose interessanti, mi raccomando, venite ragazzi, ciao!